Noemi Sciarretta ha vinto il primo round con il Ministero della Salute. Non è stato facile, ma dal prossimo 25 luglio, grazie ad un'ordinanza del Tribunale dell'Aquila, potrà iniziare le infusioni di cellule staminali con il metodo Stamina agli ospedali civili di Brescia. Una lotta, quella del papà di Noemi, Andrea Sciarretta, che non si è mai interrotta, neppure quando le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il presidente della Stamina Foundation, Davide Vannoni, sembravano aver compromesso del tutto le possibilità di ricorrere alla cura compassionevole messa su dallo stesso Vannoni. Sarà la biologa Erika Molino di Stamina, il capo equipe, che dovrà seguire il trattamento. La speranza di Noemi e dei suoi parenti sta tutta nel fatto che in molti di coloro che sono stati sottoposti al trattamento hanno dato segni di miglioramento. Da un lato è un momento nel quale si ripristina un po' di giustizia in Italia, perché c'è uno Stato che ha emanato delle leggi ed è lo stesso Stato che sta contribuendo a non farle rispettare, che è una cosa gravissima perché siamo in uno Stato di diritto. Quindi con una sentenza esemplare il giudice dell'Aquila ha commissariato l'ospedale di Brescia, costringendo l'ospedale stesso a fornire strutture, e purtroppo non fornirà medici perché i medici dovrà individuare Stamina, che possano fare finalmente avere la prima infusione, quindi l'inizio delle cure per la piccola Noemi. Oggi, mentre state dando la notizia positiva per la piccola Noemi, che quindi potrà entrare in cura e avere una speranza, una signora in lista d'attesa, insieme ad altre 180 persone, anche loro in lista d'attesa ormai da mesi senza poter avere le cure, è mancata. Era una signora malata di SLA che aveva diritto di essere già curata un anno fa e l'ospedale non l'ha voluta curare. Se il ministro della salute Lorenzin continua a fare lo struzzo e nasconde la testa sotto la sabbia, noi abbiamo 34 pazienti che stanno continuando a migliorare e di questi nessuno parla. Dei loro miglioramenti certificati dai medici nessun giornale ha pubblicato nulla, anche quando i genitori stessi hanno fatto una conferenza stampa a dicembre dell'anno scorso mostrando i certificati medici fatti da altri ospedali che dimostravano i miglioramenti ottenuti. Il ministro Lorenzin continua a dire, senza aver visto un paziente, senza averlo mai fatto visitare neanche dai medici del ministero, che la terapia Stamina non funziona. E questa è una cosa gravissima, perché le menzogne sulla vita delle persone, soprattutto sulla vita, su quello che resta della vita a persone moribonde, non sono accettabili neanche nella peggiore dittatura che ci possiamo immaginare.